Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo qui è il video dei promossi e bocciati di settembre. Sto cercando di fare questa tipologia, diciamo a livello mensile. Vediamo se riesco, anche perché non è che acquisto sempre tanto tutti i mesi da potervi garantire una scadenza mensile. Comunque, finché sarà possibile lo farò davvero con piacere. Allora, partiamo e voglio parlarvi di qualche prodottino. Partiamo con l'unico bocciato che ho. E sto parlando di questa cipria della Benecos. Allora, questa qui è una cipria mattificante in tonalità porcelain, quindi la più chiara. La tonalità va bene per il mio tipo di pelle, di incarnato. Qual è il suo problema? Il suo problema è che a me non mantiene opaca per tanto tempo. Se mi trucco, diciamo, la mattina, verso ora di pranzo, pomeriggio, mi sento proprio la pelle appiccicaticcia, proprio perché ha riprovocato questo magari eccesso di sebo che è caratteristico del mio tipo di pelle, quindi non mi mantiene opaca assolutamente. Il costo è economico perché è di soli 5 euro, è una cipria bio, quindi sicuramente è un punto a suo favore perché non ci va a provocare delle, non so, irritazioni o varie problematiche, perché comunque ha degli ingredienti buoni e naturali, però a me non dura. La terminerò tranquillamente, non è un problema, come tutti i prodotti che inizio li termino. Però è una cipria che sinceramente non vi consiglio tantissimo. Per lo stesso prezzo io mi trovo benissimo con quella di Elf. È vero che lì magari siete obbligati a dover fare un ordine online, magari qui la riuscite a trovare in qualche bioprofumiere della vostra città. Però con quella Elf io mi trovo sinceramente molto meglio. Non è assolutamente un prodotto bio, però non mi ha mai provocato problemi e mi fa durare l'opaco per diverse ore, quindi questo qui è l'unico prodotto bocciato di questo mese. Poi, allora, come non promuovervi la Duochrome di Neve Cosmetics? Sapete che mi è stata inviata dall'azienda, nel box informazioni vi lascio il video con gli swatches e il mi preparo con voi dove comincio ad utilizzarla. E nulla ragazze, è una palette che mi sta piacendo tantissimo. Allora, parliamo un attimino di questa palette. Io l'ho sfruttata davvero tanto, questi sono i colori, come vedete anche dall'immagine, dal video, è davvero molto sfruttata, insomma quasi tutti i colori. Poi magari ne ho utilizzato qualcuno di più, qualcuno di meno, però li ho girati un po' tutti per testarla e per sbizzarrirmi un pochino nei colori. Allora, io quando utilizzo gli ombretti metto sempre un primer sotto, di qualsiasi marca siano gli ombretti, insomma è mio solito mettere un primer. Quindi questi ombretti mi durano tranquillamente da mattina a sera, senza alcun problema, sempre con un primer sotto. Solo una volta mi sono scordata di metterlo e comunque sono durati senza problemi. Ammetto insomma di non avere una palpebra particolarmente problematica, però mi sono durati tranquillamente. Magari possono un po' spolverare. Io quando applico, quando utilizzo questi ombretti, vado a mettere una velina qui sotto e poi applico l'ombretto, così da limitare il fallout, oppure faccio semplicemente la base dopo aver fatto il trucco occhi. I colori sono molto belli, sono dei colori veramente ultra pigmentati ragazze, e sono molto particolari. Ho sentito dire in giro che tante persone si quasi lamentavano del fatto che non sia una palette completa, nel senso che non avesse magari, non so, degli ombretti opachi, per la sfumatura, per l'arcata. Ora ragazze, una palette, secondo me, secondo il mio modesto parere, una palette che nasce per essere una palette duochrome, non penso pretenda di essere una palette completa, nel senso la persona che acquista questa palette sa benissimo che da qui potrà prendere alcuni ombretti per creare il suo trucco con i colori che desidera sfruttare in quel momento, ma sicuramente si andrà ad appoggiare ad un'altra palette con dei colori magari matte o delle altre tonalità che gli permettono di completare il trucco, completare magari la sfumatura. Quindi non penso che la palette sia nata proprio per essere una palette completa. La persona che l'acquista non penso l'acquisti per, oddio, ok, parto, mi porto solo lei. No, lo sa. L'acquista perché ha dei prodotti e dei colori molto particolari al suo interno. Quindi assolutamente una palette promossa. Una palette promossa per la scrivenza, per la durata e per gli ombretti davvero molto molto belli e pigmentati.
Poi, per quanto riguarda i blush, allora, io vi devo assolutamente parlare di questo blush che è il Pinch Me di MAC. Questo fa parte dei blush che mi sono arrivati per il compleanno. Questa qui è appunto la sua colorazione, molto naturale ed è una colorazione matte, opaca. Mi è arrivata per il compleanno, quindi l'ho iniziata a testare da, diciamo, inizio mese e mi sta piacendo tantissimo, ragazze. Ha una buonissima e altissima pigmentazione da prelevare con pennelli a setole larghe e non compatte perché sennò è la fine, avete una chiazza. Vi dura davvero da mattina a sera. Allora, i blush di MAC costano tantissimo, però davvero è forse i pochi prodotti, insomma, che oltre al marchio paghiamo sicuramente anche la qualità del prodotto. Se comprate un blush MAC siete sicure quasi al 100% che questo vi duri da mattina a sera, ragazzi. Quando dico da mattina a sera non scherzo, io lo metto la mattina e la sera lo vado a struccare. Magari la pigmentazione è leggermente calata, ma leggermente. Il blush è ancora visibile e ancora da struccare. Quindi assolutamente un blush che vi promuovo, che vi consiglio. Questo qui poi in particolare è una colorazione molto naturale, quindi anche molto carina per andare a scuola, all'università o al lavoro e si abbina facilmente a quasi tutti i trucchi, quasi tutti i colori, perché è proprio una colorazione molto molto naturale. Poi, per quanto riguarda la terra, voglio parlarvi di questa terra della Bo. La Bo è una marca biologica, un brand bio che io trovo qui a Roma nella bioprofumeria Effetto Bio. Questa mi è stata regalata per il compleanno da un'amica che è andata appunto a comprarla in questa bioprofumeria. È una terra abbronzante nella colorazione 05, una colorazione perfetta per il mio incarnato. Io la utilizzo per insomma, illuminare il viso, quindi per andare a riscaldare appunto l'incarnato, lo applico in questa zona, un po' qui sulle tempie, un po' sul mento, insomma, dove si deve applicare per quel fine e lo riesco a sfumare tranquillamente, anche se io non sono molto pratica con le terre perché non le utilizzo tanto e quindi non le so neanche più di tanto utilizzare. Con questa si sfuma in modo molto tranquillo. E non avete le chiazze, insomma, per il viso. Quindi anche per le meno esperte è sicuramente una terra adatta. Ha un costo abbastanza altino perché viene sui 18 euro. Però devo dire che poi, ragazze, è anche bombata. Non so se la vedete, comunque è appunto bombata. Quindi vi durerà tantissimo. Vediamo quanti grammi sono. Sono 9 grammi, quindi ok, spendete 18 euro, magari vi dura, non so, 10 anni. Quindi insomma, io sono davvero contentissima di aver ricevuto questo prodottino e lo utilizzo con molto piacere quasi giornalmente. Poi, un altro prodottino recente, perché l'ho acquistato approfittando del Cialda Party di Neve Cosmetics, è l'illuminante Plastic. Perché voglio promuovervi questo illuminante? Perché è un illuminante super economico, viene 4,20 euro a prezzo pieno, io l'ho pagato 2,99 euro approfittando dell'offerta. Sono 3 grammi di prodotto, però sapete che per un illuminante non serve prelevare tantissimo prodotto, quindi vi durerà tanto. Quindi è economico, ne basta poco, quindi vi dura tanto e è molto discreto. Io, come la terra, insomma, non ero molto abituata a mettere l'illuminante. Non lo metto comunque tutti i giorni, magari lo metto nel weekend. Però, questo prodotto mi ha permesso di avvicinarmi all'illuminante come prodotto in sé. Perché comunque non ho investito tanti soldi come primo illuminante. E poi perché è molto discreto, non si vede tantissimo, non è molto pesante, non è molto luminoso, quindi dà quella giusta luminosità al viso senza essere troppo carico. Quindi secondo me è un ottimo illuminante per iniziare a utilizzare l'illuminante in sé. Un altro prodotto che vi promuovo è questo mascara della Ultratech Curve della Kiko. È un mascara che presi a 3,90 euro in offerta. Il suo scovolino è questo qui. E
E io l'ho acquistato perché molti di voi me l'avete consigliato proprio perché aveva lo scovolino molto simile al mascara Catchy Eyes di Gush Cosmetics che mi è piaciuto tantissimo. E quindi mi sta piacendo altrettanto questo perché comunque lo scovolino è davvero molto simile, se non identico, e l'effetto sulle ciglia è appunto allo stesso tempo molto simile. Me le incurva e me le volumizza, però senza darle appiccicare, quindi le districa anche abbastanza bene. È un prodotto con il quale mi trovo assolutamente bene, poi si è pagato 3,90 euro, ragazzi, è assolutamente un prodotto secondo me da provare. Sempre per gli occhi vi voglio promuovere questo ombretto di Astra. Questo qui è un Soul Color, ce l'ho da diverso tempo, poi mi era stato inviato da Martina, 91 Martinez, un bacione tesoro, perché lei non lo utilizzava. Quindi insomma ho cominciato a sfruttarlo io. Non lo sto utilizzando come un ombretto in crema, ma lo sto utilizzando come eyeliner, quindi lo prelevo con un pennellino angolato e vado a fare la classica riga di eyeliner. Lo utilizzo le mattine, come vedete ha anche un bel buco, è ben scavato, insomma sto cercando anche di smaltirlo. Lo utilizzo tutte le mattine per fare una linea di eyeliner che risulti più naturale del classico nero, insomma. Quindi, secondo me, se voi avete per casa questi prodottini, questi Soul Color, che comunque si seccano abbastanza velocemente, per terminarli un po' più in fretta, oltre ad utilizzarli come base ombretto, come ombretto in crema, potreste sfruttarli anche come eyeliner, perché secondo me sono davvero molto validi. L'ultimo prodottino, il penultimo anzi, è questo qui di MAC. Questo è un gloss, un lip gloss, scusate, di un'edizione limitata che si chiama A Novel Romance, ma che comunque potete trovare ancora nei negozi. Questo qui è un colore molto particolare perché è, diciamo, un prugna con dei riflessi all'interno. Adesso vi faccio lo swatch così potete capire un attimino, insomma, il suo colore. Che è questo qui. Mi piace molto. Cos'è che mi piace di questo prodotto? È molto pigmentato, come potete vedere anche dallo swatch, lo è anche sulle labbra e ha una buonissima durata perché comunque mi dura anche dopo aver bevuto, mangiato, ecco, magari tipo un aperitivo. Finito l'aperitivo, io ho ancora il gloss sulle labbra, meno pigmentato, sicuramente. Rimane più lucido, più brillantini del colore in sé, ma comunque il prodotto è ancora presente. È un gloss che costa 18 euro. Non pensavo di aver mai speso 18 euro, di dover mai spendere 18 euro per un gloss, però mi sono buttata, ho voluto provare perché l'ho provato e l'ho applicato in negozio. Mi è piaciuto tantissimo sulle labbra. Mi sono buttata, devo dire che ci ho preso perché mi sta piacendo tantissimo e lo sto sfruttando tantissimo come prodotto. Se tante volte magari devono farvi un regalino oppure voi, non so, avete messo da parte qualche soldino, vi consiglio di andare in negozio, applicarvelo perché ve lo fanno applicare tranquillamente e di testare qualche appunto lip gloss della MAC. Magari ve lo applicate, vi fate un giro per il centro commerciale, vedete se la pigmentazione, la durata vi piace e poi valutate l'acquisto. Perché capisco che spendere 18 euro per un gloss, insomma, magari per un rossetto che uno conosce la buonissima qualità dei rossetti MAC, magari lo fa anche volentieri o con sacrificio naturalmente. Però, per un lip gloss magari uno ci pensa un po' di più, per questo magari vi consiglio di andare proprio in negozio, provarvelo perché ve lo fanno provare senza problemi e poi insomma valutare o meno l'acquisto. Io da parte mia ve lo straconsiglio, sapete che io non amo i gloss, non li utilizzo tantissimo, sono più una fan dei rossetti piuttosto che dei gloss, ma con due rossetti, due lip gloss di MAC che ho mi sto trovando davvero molto bene. L'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è un pennello. Questo qui è un pennello della Benecos, quindi è un pennello di questo brand bio, che è fatto in questo modo, ha il manico in legno. Questo qui è il powder brush, quindi il pennello per la cipria. Mi piace molto perché ha una buonissima, cioè ha una giusta grandezza per andare a coprire, insomma, il mio viso. Si stende benissimo il prodotto, è molto morbido. Se però devo vedere una piccola pecca è che comunque quando l'ho lavato, non al primo lavaggio, ma tipo al secondo, al terzo, ha perso qualche setola. Quindi per me è ancora insomma utilizzabile, non è così grave questa perdita di setole, però effettivamente ne ha persa qualcuna. Quindi è per me comunque un prodotto promosso, però mi faceva piacere segnalarvi questa sua piccola pecca.
E quindi nulla ragazzi, questi sono tutti i prodotti di cui ho voluto parlarvi in questo mese che ho sfruttato e che ho apprezzato o odiato, tra virgolette. Fatemi sapere quali sono i vostri promossi e magari soprattutto i bocciati, così magari mi evitate qualche acquisto sbagliato. Spero che il video possa esservi utile, vi ringrazio tantissimo per averlo visto, vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!